Vinitaly 2013, siamo su un ballatoio, stiamo guardando gli altri stand sotto di noi, quindi siamo più grandi degli altri. Siamo qui con il signor Lucio e poi... Furia. Lucio, Furia, Furia come il cavallo del West, ma qui parliamo ovviamente di vino, e parliamo di Amarone, parliamo di Valpolicella. Qui siamo nell'azienda... Salvaterra. L'azienda Salvaterra è situata a San Pietro in Cariano, in Valpolicella. L'azienda agricola per sé è su a Prun, dove ci sono le famose cave di pietra di Prun. Nel 99 abbiamo investito in questa campagna, oggi possiamo dire che deteniamo quasi 230 ettari di vigneti. Ma se io fossi un buyer piovuto qui dal cielo per caso, provo a convincermi a comprare questo vostro Amarone. Ma non è che io devo convincerlo, perché sinceramente il nostro Amarone si fa accarezzare da solo. Lei quando lo assaggia ne degusterà la sua morbidezza, data anche a questa altezza dove noi produciamo a 550 metri d'altezza sul livello del mare, dunque abbiamo una raccolta tardiva rispetto alla raccolta normale, dove la massima espressione l'abbiamo ottenuta addirittura nel 2003, dove un anno siccitoso al massimo, con un'escursione termica importante, abbiamo ottenuto un grande vino, abbiamo fatto una riserva Tufaia 2003 che è importante. Questo vino è particolare perché mantiene la sua finezza, non è rustico, è un vino alla francese se vogliamo, dovuto proprio da questa altezza, da questa maturazione lenta, questa escursione, questi zuccheri che si vanno a sviluppare durante la notte praticamente, no? E dunque a questa intensità di appassimento di frutta secca, vogliamo parlare di prugna, di solito è questo il termine con cui si indica l'appassimento, è un vino che ha una grande tenuta e abbiamo visto che dopo 10 anni mantiene ancora la sua freschezza. Poi è la tecnica, che la nostra tecnica è particolare, perché noi di solito prima invecchiamo i 2 anni in barrique, dopodiché il vino lo mettiamo a riposare altri 5 anni in acciaio. Questo perché lo mettiamo all'oscuro, non c'è più un'osmosi di ossigeno, cioè non c'è più il passaggio di ossigeno, dunque non c'è un'ossidazione rapida come dovuta al legno, e mi mantiene questa sua freschezza durante il tempo. Quindi se questo vino è perfetto, è buono, è fantastico, fatto bene, si vende da solo? Ma sai, l'importante non è che si venda, l'importante è che chi lo degusta piaccia. Dopodiché il vendere viene da solo, certo, non è un vino che abbiamo fatto di grandi numeri, abbiamo fatto 3.000 bottiglie dunque, però è un vino che sinceramente più passa il tempo più viene apprezzato. Dunque il mio scopo non era quello di venderlo, ma quello di appassionare chi lo assaggiasse. Nella cantina, l'etichetta più vecchia? L'etichetta più vecchia è del 1999, è stato il primo Amarone che io ho fatto. È un vino con un metodo tradizionale, mantiene ancora la sua integrità, fatto in maniera diversa da quello fatto nel 2003, dove è stata la nostra grande riserva con 50 d'estratto, ma è un vino però che mantiene la sua genuinità, la sua tipicità nel tempo. Esprimeva questa forte ciliegia, perché allora lo producevamo sulle colline di Marano, dunque tra Marano e Prun abbiamo due terreni totalmente diversi, uno predilige la spezia, la prugna, l'altro la ciliegia. Dopo ciò il 2000 e il 2001, poi ho saltato delle annate, sono passato al 2003 perché le nostre selezioni non vengono fatte sistematicamente ogni anno, noi teniamo solo le migliori, dunque abbiamo anche il coraggio di saltare alcune annate. Cosa devo fare? Mettermi in ginocchio? Che cosa per assaggiare un 2003 di quelli come si deve? Mi deve venire a trovare, è la cosa più semplice. Se lei viene a trovare, così vedrà la nostra realtà, insomma vedrà che abbiamo investito con il cuore in questa azienda. Io so che nel cassetto c'è anche un grosso progetto di cui non possiamo parlare, ma ne parleremo tra quanto? Qualche mese? Questo grosso progetto partirà effettivamente non dall'Italia, ma partirà dall'Asia, e ne parleremo penso verso giugno-luglio. Per forza di cose verremo a trovarmi in cantina, assaggeremo questo bel 2003 e racconteremo della novità. Io la ringrazio.